quanto voi che state per essere promossi all'ordine del presbiterato. Considerate che esercitando il ministero della Sacra Dottrina sarete partecipi della missione di Cristo, unico Maestro. E questo sia il nutrimento del popolo di Dio, che le vostre omelie non siano noiose, che le vostre omelie arrivino proprio al cuore della gente perché escono dal vostro cuore, perché quello che voi dite a loro è quello che voi avete nel cuore. L'esempio edifica, ma le parole senza esempio sono parole vuote, sono idee e non arrivano mai al cuore. Con il battesimo aggregherete nuove fedeli al popolo di Dio. Non rifiutare mai il battesimo, chi lo chieda. E abbiate sempre davanti agli occhi l'esempio del buon pastore che non è venuto per essere servito, ma per servire, non per rimanere nelle sue comodità, ma per uscire e cercare e salvare ciò che era perduto. A questo stile di vita pastorale di buon pastore sono chiamate anche i nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, che ho avuto la gioia di ordinare questa mattina nella Basilica di San Pietro, e due di loro si affacceranno per ringraziarvi le vostre preghiere e per salutarvi.